Un saluto da Gerardo Paterna per Retv, anche oggi un'intervista ad un personaggio attivo nel settore del credito del credito immobiliare, abbiamo in studio infatti Luigi del Giudice, team manager di Crea Casa, gruppo Credem Banca. Ciao Luigi e grazie per essere qui. Ciao Gerardo, grazie a voi per avermi invitato, un saluto a tutti i telespettatori di Retv. Bene, bene. Eh, come al solito, porremo tre domande legate in questo caso proprio al credito, ai mutui, alla consulenza legata proprio alla parte di finanziamento ai privati per l'acquisto di casa. Quindi partiamo con la prima domanda, che, che è questa: voi avete come Crea Casa un modello distributivo che è molto vicino alle famiglie. Quale esigenza primaria riscontrate da parte dei vostri clienti? Ma I nostri clienti hanno bisogno di. Incontrare un partner affidabile. Io racconto sempre ai nostri giovani colleghi che quando hanno al cospetto una famiglia che magari sta acquistando per la prima volta nella propria vita una casa, la casa della vita, non bisogna trasformarsi in esperti di finanza internazionale e far loro un, un trattato su che cos'è l'Euribor, su che cos'è l'IRS, su come funzionano il tasso e alcuni indici particolarmente sofisticati. Il cliente che si rivolge direi in generale alla banca e nello specifico ad una rete di specialisti di proprietà di una banca ha bisogno di consulenza, ma in questo termine includo l'affidabilità, essere rassicurato circa la coerenza dell'investimento che sta facendo. Il cliente che si rivolge a noi ha bisogno sostanzialmente di risposte, certo. vuole sapere nel minor tempo possibile se riuscirà a realizzare tramite noi questo importante progetto di vita, questo importante progetto finanziario che lo legherà tra l'altro all'istituto, surroga permettendo, sì. per un periodo molto lungo della sua vita. Significativo, 30 anni spesso, 30 anni. <ride> un matrimonio. Un matrimonio. Un matrimonio. E prima parlai proprio di consulenza, eh, quanto è importante quindi assumere il ruolo di consulente nell'ambito della vostra attività? Voi avete peraltro un modello distinto rispetto alla, alle reti di mediazione del credito che a loro volta hanno consulenti, tu eh, in momenti passati ci tenevi a fare un'opportuna distinzione. Vediamo un po' di circoscrivere bene quindi il ruolo del consulente eh, nell'ambito della tua attività. Questa devo dire che è una antica querelle, spesso nei forum di mediazione quando ci incontriamo tutti insieme viene fuori il tema. Io ho sempre eh, singolarmente sostenuto che la consulenza per noi che siamo agenti in attività finanziaria della banca, che quindi ci presentiamo come interlocutori della banca al cliente, certo. il cliente che incontra un nostro agente sa esattamente che non sta incontrando un mediatore che è lì per trovare per lui la migliore soluzione. Ma sta incontrando un agente che verosimilmente gli proporà, proporrà i prodotti e le soluzioni della banca, certo. che non necessariamente sono le migliori sul mercato, no? a secondo dei periodi eh, in sappiamo. cui ci interfaccia. Io ho sempre sostenuto che, nel nostro caso, quindi nel caso di agenti monomandatari, che rappresentiamo, come dicevo, il marchio e i prodotti di una banca, la consulenza abbia tanto più un valore. Noi non dobbiamo dare soluzioni al cliente che se non riusciamo a trovare con la banca A o col prodotto A troveremo senz'altro con la banca B o col prodotto B. Noi dobbiamo all'interno del nostro paniere di opportunità veramente mettere al centro della relazione con il nostro cliente la consulenza. La consulenza vuol dire, come dicevo anche nel caso della risposta precedente, anche saper dire di no, anche saper dire al cliente che questa è un'operazione sbagliata, stai certo. facendo un'operazione sbagliata, stai sovradimensionando il tuo indebitamento, il tuo investimento. Quindi proporci come veri e propri consulenti della famiglia e non come quelli che in qualche modo risolveranno il problema. Mondo, certo, Quindi una questione di responsabilità. Di responsabilità. Questo è interessante. Ehm, parliamo un po' degli agenti immobiliari. Eh? Adesso facciamo una, do una domandina sui nostri su amici. I nostri amici agenti immobiliari. Allora, eh, tu pensi che sia auspicabile e, e utile al sistema che venga rimosso proprio il divieto di segnalazione dei mutui? da parte degli agenti immobiliari nell'ambito stretto della loro attività? Devo darti due ordini di risposta, uno ufficiale e l'altro ufficioso. Beh, infatti, parliamo quel, tra di noi. Parli, partiamo <ride> da quello ufficioso. Quello ufficioso è che trovo opportuno che venga ufficialmente ripristinato l'ambito delle segnalazioni, sì. che da quello che percepisco sul territorio, nel quotidiano e nella sostanza è un sommerso che riemerge perché non è mai sparito. Ecco, quindi, quasi po è positiva. Eh? È questo sì, sì, sì. sicuramente è okay. positivo: incoraggiare e mettere come dire, in chiaro, rendere trasparente un'attività che oggi, nelle more di un decreto, del decreto 141, è diventata un'attività da fare quasi sotto banco. Oh. Poi, penso che anche nella sostanza questo sia importante perché. Chiaramente, come attività strettamente connessa a quella principale dell'agente immobiliare, e non vedo come potrebbe essere diversamente concepito, un agente immobiliare deve ed è naturalmente il primo interlocutore che, intercettando una famiglia che si avvicina all'acquisto di un'abitazione, potrà suggerire loro. Ascolta la proposta finanziaria di questa banca piuttosto che dell'altra. Fermo restando gli ambiti di riserva delle professioni, poi a vendergli il mutuo sarà il mediatore del certo, credito o l'agente certo, certo. in attività finanziaria, ma io ricordo ancora quasi 30 anni fa, iniziai a fare questo mestiere. Da, cioè bambino da, da bambino praticamente. Veramente da bambino. Le nostre, eravamo veramente all'alba dello sviluppo di questi rapporti con le banche mandanti e c'era l'allora direttore di una sezione autonoma di credito fondiario molto importante in Italia che incuriosito mi diceva Ma come fate ad avere per le mani tutti questi mutui per acquisto? E io, anche giovanissimo, gli dissi indovini un po', dove li peschiamo i mutui per acquisti secondo lei? Ripeschiamo nelle Le agenzie immobiliari. Il posto naturale dove una famiglia che acquista casa verosimilmente si aspetta anche certo. di vedersi offerto quel servizio. Certo. certo. Quindi, insomma, eh, auspichiamo che questo divieto venga tolto. Pare che sia a breve, voglio dire, si presume che venga recepita la versione originale della direttiva europea e quindi. Perché poi la 141 è stata un po' un'interpretazione limitativa se vogliamo, vero? Sì, eh, anche in questo caso ci sta benissimo lo slogan, ce lo chiede l'Europa, ma cioè, questa questa volta sì. in questo caso ci sta bene. C'è certo. questa direttiva europea che è andata in firma circa un mese fa, adesso aspettiamo tutti con impazienza la pubblicazione Beh. sulla gazzetta ufficiale e auspichiamo noi dal nostro punto di vista, leggiamo e vediamo come è assolutamente positiva la reintroduzione dell'istituto dell della segnalazione per quanto riguarda gli agenti immobiliari come attività strettamente connessa a quella principale che loro svolgono. Noi la vediamo assolutamente di, di buon occhio. Quindi, insomma, eh, notizia positiva, eh, non perdiamo la fiducia e soprattutto Crea Casa c'è per gli agenti immobiliari e per i clienti. Crea Casa c'è per gli agenti immobiliari, c'è per gli operatori del mercato, c'è per i costruttori. Noi il 31 maggio, quindi a giorni, purtroppo scadrà una campagna promozionale che abbiamo lanciato all'inizio dell'anno, che si chiama Fai il pieno con la prima rata. Sì. In cui noi, con la quale noi um, davamo come benefit al cliente che contraeva un mutuo con Banca Credem tramite Crea Casa, la prima rata di mutuo. Se a condizione che il cliente ci dimostri, e c'è un regolamento pubblicato sul nostro sito, di aver acquistato questa casa tramite l'intermediazione di un agente immobiliare o di un costruttore. Ah, quindi insomma un doppio filo che vi collega Un doppio filo che ci collega. Bene, a questo, questo fa, fa benissimo al settore. Luigi, cosa dirti? Grazie per, la, per il tuo intervento, molto, molto apprezzato da noi di TV, ma anche sono certo degli agenti immobiliari e dei clienti che, che ci seguono anche, anche oggi. Quindi speriamo di riaverti presto. Eh? qui in trasmissione, con immenso piacere Perfetto. grazie a voi, allora un saluto da Luigi e da Gerardo da ReTV e ci vediamo alla prossima intervista